Signora Bolucchini, l'argomento del giorno, del mese, dell'anno, il coronavirus, da qui. Allora, noi sappiamo, abbiamo grazie al Comune una situazione sempre aggiornata anche con i suoi interventi quotidiani. Parliamo un po' in generale di come la città sta reagendo a questa emergenza. Beh, io sono particolarmente soddisfatto, poiché al di là di molte segnalazioni che c'è ancora gente in giro e quant'altro, la comunità ha risposto con una grande compattezza. Ha risposto con una grande compattezza e ricevo il sostegno di moltissimi cittadini, associazioni, e noto anche quanto si è responsabilizzata attivandosi in tutte le forme, rispondendo positivamente a tutte le forme di comunicazione che abbiamo mosso per raccomandare quanto sia importante stare a casa, uscire soltanto se estremamente necessario. Ormai tutti sanno quali sono i motivi per cui è consentito uscire, ci sono dei controlli che possono anche sanzionare penalmente persone che escono senza avere una degna motivazione, e non basta semplicemente dire devo andare a prendere mio figlio in stazione. Ormai per uscire bisogna avere una motivazione più che valida, altrimenti si può essere sanzionati. Questo è giusto, perché e questi sono i giorni più importanti oltretutto per la nostra città, perché i numeri stanno cominciando a crescere e a darci il segno che ormai il virus è arrivato. Per cercare di sconfiggere questa minaccia non possiamo impedire di essere colpiti dal virus, ma possiamo attivarci proprio stando a casa, rallentando la propagazione e la diffusione dell'infezione. Oltretutto ci sono anche delle mobilitazioni positive dei cittadini con delle iniziative che vanno dalla spesa a casa alla produzione di mascherine da parte della Protezione Civile, e immagino ci siano anche altre idee da parte di gruppi di volontari. Sì, mi piace sottolineare quanto sia importante anche questa risposta, la risposta data da questo gruppo di dottoresse, per esempio, un gruppo di dottoresse figlie di dottori che sono storici elementi del nostro ospedale Acquese, che hanno aderito a un portale per la raccolta fondi e in pochi giorni hanno raccolto una somma considerevole. Le ho incontrate l'altro ieri per verificare la validità sia del portale che delle loro volontà. Mi hanno dimostrato di essere animate da una volontà più che positiva. Ho deciso di entrare nel loro team e di supportarle in tutto e per tutto, e in questi giorni sono stati già raccolti 25.000 euro, ai quali si sono affiancate poi altre donazioni, sempre nella direzione di supportare il nostro ospedale per acquisti di presidi necessari a contrastare il coronavirus. Insieme a queste volontà si sono unite anche appunto molte persone che decidono di dare una mano alla Protezione Civile. Vogliono farlo con un volontariato diretto a sostenere le persone che non possono uscire di casa per l'approvvigionamento di beni indispensabili. Io voglio consigliare a tutti coloro che si attivano in questa direzione di passare attraverso la Protezione Civile per due motivi: uno di tipo assicurativo e l'altro di tipo sanitario. Le attivazioni esterne alla Protezione Civile non voglio assolutamente demonizzarle, però non avendo una codifica di tipo sanitario e assicurativo, ma anche di tipo di ordine pubblico e sicurezza, potrebbero essere poi confuse con volontà non oneste e perdere di valore. Io voglio consigliare a tutti di aprire la porta soltanto alla Protezione Civile, alle forze di Protezione Civile, perché è quanto mai importante dare anche la sicurezza. Quindi questa forma di volontariato che il Comune ha attivato insieme alla Protezione Civile è stata generata in collaborazione con le forze dell'ordine nel nostro comitato, nel nostro COC, quindi nel centro operativo comunale. Tutte le forme esterne vanno soppesate molto, perché non hanno tutte le garanzie di sicurezza sanitaria e anche di sicurezza assicurativa. Certo. La situazione nel nostro ospedale com'è?
In questo momento l'ospedale ha subito una trasformazione per rispondere all'epidemia e prima ancora che i numeri fossero in qualche modo cresciuti come al livello attuale, dove abbiamo 9 persone positive e 6 che stanno facendo le valutazioni, prima ancora di avere questi numeri si era pensato di predisporre un intero piano dell'ospedale battezzandolo Covid-19 proprio perché risponderà alle esigenze dei pazienti affetti dal coronavirus. Attualmente ci sono 20 posti letto disponibili, per questo voglio ringraziare la direzione dell'azienda sanitaria e tutti i professionisti che in questo momento stanno facendo un lavoro egregio in ospedale per garantire ai nostri concittadini la sicurezza necessaria. Possiamo anche ricordare che Villegia si è offerta, ha dato disponibilità in caso di emergenza per avere a disposizione altri posti letto, quindi la popolazione diciamo che può essere assicurata in questo senso. Questa è stata una cosa di nuovo molto positiva che ho riscontrato in città. Da giovedì ho cominciato questi contatti con la proprietà di Villa Igea per valutare tutte le possibilità di sinergia tra pubblico e privato nel momento in cui abbiamo l'emergenza. Abbiamo attivato venerdì scorso questa tenda per fare il pre-triage in clinica e successivamente sono diminuendo i volumi per quanto riguarda le attività chirurgiche in elezione. Villa Igea ha successivamente messo a disposizione i propri spazi e il proprio personale e per poter rispondere all'emergenza nel caso in cui servissero spazi personali in più. In questo momento sono a disposizione non utilizzati, stiamo mettendo in contatto l'azienda con la proprietà per eventuali necessità successive allo stato attuale. L'ultimo, io vorrei chiudere con un messaggio positivo, visto che comunque quello che rischi che corriamo li conosciamo tutti e la situazione, la gravità della situazione è abbastanza evidente e probabilmente nell'immediato è anche destinata a peggiorare in attesa che gli effetti delle nuove normative facciano il loro corso. Però mi sembra che sia giusto in questo momento far capire alla gente che non è una crisi irreversibile, che anzi un domani tornerà il sereno. Possiamo dire qualcosa di positivo in questo senso? Certo, io sono convinto del fatto che tutto quello che è stato attuato per rispondere a questa crisi abbia una sua efficacia. Partendo dalla chiusura delle scuole effettuata qualche settimana fa, che è stata determinante perché ha chiuso le porte a un enorme incubatore come appunto quella forma di aggregazione, quella scolastica, dove sul nostro territorio centinaia di studenti rappresentavano un potentissimo vettore per il virus. Quello che è stato fatto in ospedale è molto importante. Io sono andato molte volte a valutare insieme ai professionisti quello che veniva fatto e ho potuto verificare direttamente che è stato fatto tutto nel migliore dei modi e in effetti abbiamo una risposta positiva anche da quel punto di vista. In città ho fatto delle verifiche puntuali nei supermercati, nei negozi per vedere che venisse rispettata la necessità di non formare aggregazioni, di contingentare gli ingressi, di mettere dispositivi igienizzanti, di sicurezza. La risposta è stata positiva e sono certo che tutto quello che è stato messo a sistema consentirà di rallentare l'impatto di questa epidemia. Grazie.